Ciao ragazzi e ben ritrovati. Oggi voglio parlarvi di un argomento che mi avete chiesto in tantissimi sia sul sito sia su Instagram. O meglio, come fare a capire se una persona ci ha su WhatsApp? O meglio, come fare a capire se una persona ci ha aggiunto alla rubrica e quindi facciamo parte della sua rete di contatti WhatsApp? Perché può capitare che magari voi non abbiate aggiunto qualcuno, ma una persona ha il vostro numero e quindi vi ha nella lista WhatsApp. In questo video vi spiego come fare tramite un trucco molto molto semplice. Allora, il trucco consiste nel creare un messaggio broadcast, o meglio far finta di creare un messaggio broadcast, perché non dovete per forza di cosa poi inviarlo. Quindi cosa dovete fare? Se avete Android, tappate nella schermata principale di WhatsApp sui tre pallini in alto e poi selezionate la voce nuovo broadcast. Invece, se siete utenti iPhone come me, semplicemente scrollate in alto tra tutte le chat di WhatsApp e troverete la voce lista broadcast. Si aprirà una schermata. In questa schermata troverete la lista di tutti i contatti che vi hanno nella loro rubrica, quindi vi hanno anche su WhatsApp. Vi ripeto, è possibile che vi siano persone che neanche conoscete che vi hanno appunto su WhatsApp, e vi dirò di più, ho fatto un test: se una persona vi ha bloccato, vi comparirà quella persona nella lista. Ora magari il video finisce qui, perché è veramente tutto quello che c'era da fare è da fare questo controllo, ok? Dunque vi voglio dare un altro trucchetto che potrebbe tornarvi utile in alcune occasioni, ovvero come fare a capire se una persona usa WhatsApp, o meglio se il suo numero è un numero WhatsApp. Allora, per effettivamente scoprire se una persona utilizza WhatsApp, non dovete fare altro che aprire WhatsApp, creare una nuova conversazione e cliccare sull'opzione nuova chat. Alla voce nuovo contatto, invece di aggiungere un contatto, semplicemente digitate nel suo campo il numero di telefono. Vedrete che inizierà a caricarsi l'icona di WhatsApp e vi uscirà sotto una scritta: non è su WhatsApp oppure è su WhatsApp. Quindi non dovete per forza salvare il numero, però con questo trucchetto riuscirete a capire se una persona o un numero utilizzano o meno WhatsApp con appunto quel numero di telefono. Ragazzi, il video banalmente finisce qui. Questo era un trucchetto molto semplice e veloce che, ripeto, mi avete chiesto in tanti. Ho deciso di realizzare il video come voi volevate. Spero di avervi aiutato e noi ci rivediamo al prossimo filmato qui su YouTube, su Instagram, dove volete, perché alla fine, come sapete, ogni video viene diffuso su tutte le nostre piattaforme. Quindi, se avete domande, lasciate un commento. Ci vediamo al prossimo video.